Benvenuti in questa nuova domenica con un caldo allucinante in un nuovo episodio di News Tech della settimana. E prima delle news, una piccola news velocissima. Infatti, sono stati aperti i preordini per il MacBook Pro con M2 e se acquistate la versione base, ci sono ancora alcune unità che arrivano il 24 giugno, cioè il giorno in cui esce effettivamente il MacBook Pro da 13 con M2. Mentre se anche solo cambiate una componente, tipo che so la RAM, è possibile che le consegne arrivino a il 5 agosto. Cosa? Ecco, quindi per dirvi di tenervi pronti appena apriranno i pre-order per il MacBook Air con M2, che se è andato a ruba il MacBook Pro, che non cambia quasi nulla, immaginatevi il MacBook Air. Quindi, visto che non c'è ancora una data, seguitemi su Instagram perché ve la dirò appena li aprono. E se volete risparmiare qualcosina sul nuovo MacBook Pro, vi lascio qui sotto il mio link referral di Amazon, così insomma mi farete contenti e io vi potrò dare, che so, un biscottino virtuale, un NFT a forma di biscotto. Ok, via con le news. Questa è una rubrica di News Tech e dunque non possiamo non parlare del parmigiano reggiano. No, davvero, tutto ha un senso, giuro. A parte che io ho fame e avrei voglia di mangiare del parmigiano reggiano, ma a casa mia non c'è, perché una delle cose che scoprirete appena andrete a vivere da soli è quanto diamine costa il formaggio, santo cielo. Ma tornando a noi, il parmigiano reggiano diventa high-tech, circa. Secondo Coldiretti, infatti, la produzione di falsi parmigiano reggiano e grana padano ha superato addirittura la produzione degli originali. Si parla di una perdita di circa 2 miliardi di euro, con venditori che, non per colpa loro, mettono a scaffale un prodotto spacciato per originale, ma che invece non lo è assolutamente. Per questo motivo è partita una sperimentazione che prevede l'inserimento, in ogni forma di parmigiano, di un microchip in una placca apposita che contiene tutti i dati per risalire alla storia di quella forma di formaggio. Insomma, una certificazione digitale di autenticità. Ovviamente è stata studiata per non alterare il sapore e non provocare danni se ingerita. Infatti sarà grande quanto un granello di sale fino. Insomma, un altro ambito in cui tutto o quasi diventerà molto presto connesso. E sei felice? No. Ma andiamo avanti e adesso parliamo di iPad. Tutti gli iPad infatti hanno ricevuto l'aggiornamento al nuovo design, eccetto uno, l'iPad base, cioè quello che costa di meno, circa 320 euro. A quel prezzo infatti difficile chiedere di più, direte voi, ed è quello che probabilmente ha sempre detto anche Apple. Ma forse il prossimo iPad base potrebbe non essere più così. A svelarlo il sito MacRumors, che parla di un nuovo iPad base in sviluppo con uno schermo leggermente più grande e con il supporto alla USB-C. In questo caso dunque, se mettete assieme uno schermo più grande e la USB-C, tutto sembrerebbe portare proprio ad un nuovo design, aggiornato proprio come quello degli iPad Air, come quello che ho in mano in questo momento. E dunque senza il tasto centrale, insomma. Ma questo non significa, secondo me, che arriverà sicuramente così. Ci potrà anche essere uno schermo più grande, anche la USB-C, ma non è detto che verrà tolto il tasto centrale. Però lasciatemi sognare. Questo perché un iPad base con il design dell'iPad come questo qui, insomma, quindi squadrato, senza il tasto centrale, eccetera, eccetera, a quel prezzo sarebbe incredibile. Ed è forse questo il motivo per il quale non lo vedremo a breve, se non mai. Infatti ad oggi l'iPad base è l'iPad più venduto in assoluto e non so quante vendite toglierebbe all'iPad Air un iPad base con quel prezzo e quel design. Infatti moltissime persone che acquistano iPad Air molto spesso lo fanno proprio per il design più moderno, non tanto per le performance. E quindi non lo so, lo vedo un po' poco probabile, almeno al momento. O poi magari Apple ci stupisce e al posto dell'iPad base lancia un nuovo iPad, l'iPad altezza. E poi lancia anche l'iPad diviso 2 e quindi messi assieme fanno l'iPad base per altezza diviso 2, che è dove si fermano le mie conoscenze di geometria. Ultime due notizie. Avete mai sognato di fare un volo da Roma a New York in una sola ora? Oppure siete Giusy Ferreri e vorreste fare un volo da Roma fino a Bangkok cercando
Beh, potrebbe essere più vicino di quanto voi pensiate. La startup Venus Aerospace ha presentato una bozza dello Stargazer. Mamma mia, sti nomi incredibili. Aereo ipersonico con una forma veramente assurda, ma che potrebbe permettere dei voli ad altissima velocità e a zero emissioni. L'azienda ha già cominciato i test a terra allo Spaceport di Houston e per il 2023 sono programmati voli subsonici e supersonici con un drone in scala. Ovviamente i test subsonici li faranno di domenica. E questa è per pochi, mi dispiace. E in questo episodio sono arrivato a citare i Subsonica in un episodio dove si parla del Parmigiano Reggiano e Giusy Ferreri. Vette altissime oggi proprio. Se tutto andrà a buon fine e i test con il drone in scala daranno risultati positivi, il vero Stargazer si farà. Ovviamente non è qualcosa che vedremo nei prossimi mesi, ma pensate cosa potrebbe essere coprire distanze simili in così poco tempo. Però rimangono ancora tantissime sfide nello sviluppo del trasporto aereo ipersonico, come i livelli estremi di calore. Solo pochi aerei sperimentali, infatti, hanno raggiunto una velocità ipersonica, cioè oltre i 6.100 km/h. Ma state tranquilli, tanto anche se si riuscissero a fare in Italia, dubito che li vedremo prima del 2564 circa. E concludiamo con questa notizia, perché forse abbiamo trovato il vero competitor di iPhone 14 quest'anno, almeno come livello di hype che ha generato. Manca poco meno di un mese alla sua presentazione, ma Nothing l'ha già mostrato nelle sue forme. Stiamo parlando ovviamente del Nothing Phone One, il primo smartphone dell'azienda dell'ex dirigente di OnePlus, Carpei. Non è possibile ancora toccarlo con mano, ma è stato mostrato in alcuni video il design posteriore, che mostra delle forme veramente fuori dagli schemi. Oserei dire per niente convenzionali. Sembra praticamente un iPhone XS senza scocca, infatti, con tutte le componenti a vista, anche se in realtà ovviamente coperte, e con dei LED su alcune parti, tipo la fotocamera, che lo rendono decisamente particolare e personale. A quanto pare, oltretutto, questi LED fungeranno anche da LED di notifica, che tornerebbe dopo un sacco di anni in cui negli smartphone non si vede più. E non mi sarei mai aspettato niente del genere. Inoltre sembra proprio che il design sarà parecchio squadrato. Da una vista laterale infatti si nota quanto siano netti gli angoli. Ma la cosa strana è che l'azienda ha mostrato il retro dello smartphone, ma niente della parte davanti. Che ci sia qualche sorpresa, ad esempio, che so, una fotocamera sotto al display nascosta? Quello che è certo è che sarà un design parecchio divisivo, anche a giudicare i commenti sotto le foto che ha postato Nothing. E vi devo dire la verità, all'inizio anche a me non piaceva per niente, poi guardandolo meglio, con i LED accesi, vedendo soprattutto le diverse texture che hanno le parti posteriori, eccetera, non lo so, sta iniziando a piacere anche a me. Voi che cosa ne pensate? Certo, dovremo capire anche se e quando arriverà in Italia, ma soprattutto a che prezzo. E poi che interfaccia grafica avrà. Ma la cosa più importante, come vi stavo dicendo, è proprio il prezzo. Dipenderà tutto da come verrà posizionato. Sarà uno smartphone da 1000 euro o da 500 o da 300. Più che altro perché è difficile dare fiducia ad un progetto del genere a scatola chiusa senza sapere, che so, come verranno gestiti gli aggiornamenti. O soprattutto anche l'assistenza tecnica. Insomma, ci sono ancora un sacco di cose. Staremo a vedere, ma per ora... niente male.